I mandanti, gli esecutori, i fiancheggiatori verranno giudicati dagli uomini e da Dio. Quest'ultimo non sbaglierà certamente. Noi uomini faremo del nostro meglio. L'impegno per riqualificare un territorio martoriato servirà a innescare cambiamenti che ormai stanno diventando sempre più irreversibili. L'andrangheta e la cultura dell'andrangheta fanno male a un territorio intero, a partire dalle loro stesse famiglie, alle quali viene imposto un futuro fatto di violenza e privo della libertà di scegliere. Continuerò a collaborare con le associazioni, con le scuole e con tutti i cittadini impegnati in ogni angolo dello Stato per generare spazi etici e liberi. A esprimersi è Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, l'imprenditrice agricola scomparsa il 6 maggio 2016 dopo essere arrivata in macchina davanti alla sua tenuta di Limbadi, Vibo Valentia. L'ipotesi è che la donna sia stata rapita, uccisa e fatta sparire. Il 14 marzo prossimo si aprirà finalmente un processo. Nelle scorse settimane, l'indagato Salvatore Ascone, noto come Upinnularu, è stato rinviato a giudizio per concorso in omicidio e distruzione di cadavere. Secondo l'accusa, l'uomo sarebbe coinvolto nel delitto dell'imprenditrice per due motivi. Innanzitutto, per aver manomesso il sistema di videosorveglianza della sua abitazione, che si trova proprio di fronte ai terreni di Maria. Le telecamere, se funzionanti, avrebbero potuto riprendere la scena dell'aggressione ai danni della donna, oltre al volto dei presunti rapitori. La manomissione dell'impianto sarebbe stata commessa da Ascone unitamente a suo figlio Rocco, all'epoca minorenne. In secondo luogo, gli inquirenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ritengono che Ascone fosse interessato ai terreni di Maria. L'uomo, legato al clan Mancuso di Limbadi, avrebbe voluto impossessarsene con l'appoggio delle cosche locali. Gli interessi economici di Ascone si intrecciarono con quelli di natura familiare e passionale legati alla fine del matrimonio tra Maria e il marito Ferdinando Punturiero. L'uomo si tolse la vita nel 2015 perché non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. Il tragico suicidio avvenne proprio nei terreni oggetto di controversia. Da quel triste giorno, Maria assunse il controllo delle proprietà e cercò di ricostruirsi una vita, dimostrandosi una donna libera e indipendente. Gli inquirenti ritengono che alcuni familiari di Ferdinando avrebbero cercato vendetta per la morte dell'uomo, pianificando l'omicidio della moglie. Il processo contribuirà a chiarire molti aspetti di questa incredibile e dolorosa vicenda. Secondo la ricostruzione finora effettuata, la mattina del 6 maggio 2016, Maria lasciò la casa intorno alle 7 per recarsi a un appuntamento con alcuni operai per applicare uno speciale trattamento alle piante. Appariva felice, come sempre, salutò la figlia Federica dicendo «ci vediamo dopo». Si mise in macchina, accese lo stereo e si diresse verso la sua tenuta nella contrada Carini, a Limbadi. Una volta arrivata, parcheggiò davanti all'ingresso della proprietà. Aprì lo sportello, lasciò il motore acceso e si avviò per aprire il cancello della sua tenuta. Ma qualcuno, presumibilmente, l'aveva seguita, attendendo il suo arrivo e bloccandola di fronte al cancello. In questo luogo, Maria fu brutalmente aggredita e portata via. Sulla sua auto furono scoperte tracce del suo sangue e alcune ciocche dei suoi capelli neri, testimonianza delle atroci violenze subite. Tuttavia, del corpo della donna non c'era alcuna traccia. Nessuno sembra aver assistito o udito nulla, nemmeno l'operaio con cui Maria aveva un incontro programmato. Quest'uomo dichiarò di trovarsi all'interno della proprietà con il trattore acceso al momento dell'aggressione e il rumore del motore impedì di percepire le disperate grida della donna. Il caso fu avvolto dal silenzio, tranne che per la famiglia di Maria. Il fratello Vincenzo e i tre figli della donna hanno continuato a chiedere verità al mondo. La madre di Maria, Pina De Francia, è deceduta a 84 anni nel dicembre 2022, invocando giustizia. Sarà il processo a dare loro la risposta desiderata?